Una bella notizia il fatto che Napoli è la candidata per diventare capitale europea dello sport. È una sfida sicuramente che Sport e Salute sosterrà, ha un valore strategico, riafferma il valore sociale, culturale, ma anche in termini turistici e in termini di sviluppo economico, di promozione dei territori dello sport. Noi di Sport e Salute abbiamo un bellissimo rapporto con la città di Napoli, sappiamo che valore ha lo sport, abbiamo investito risorse, ma soprattutto una partnership con il Comune di Napoli. Qualche mese fa eravamo a Ponticelli con il sindaco Manfredi, facciamo fare sport in Campania a 260.000 bambini della scuola primaria, 35.000 soltanto a Napoli, al quartiere Arenella e al quartiere Sanità abbiamo ripristinato delle palestre che hanno un valore non soltanto in termini di crescita fisica dei nostri ragazzi, ma anche un valore morale e culturale. Quindi siamo ben contenti di sostenere questa sfida, perché lo sport è salute, ma soprattutto qualità della vita, benessere e sviluppo dei territori.